Buonasera ai nostri telespettatori, bentrovati al telegiornale. Partiamo subito con la politica, anche la Lega Nord si presenta in vista delle elezioni amministrative del capoluogo valterese fissate per la prossima primavera. Si è tenuto infatti lo scorso fine settimana un incontro in Biblioteca Manara. La Lega Nord Valtaro Valceno chiama a raccolta i suoi simpatizzanti in vista anche, ma non solo, delle elezioni di Borgo Valditaro della primavera prossima. È un primo momento quello di questa sera in cui la Lega Nord si presenta e presenta anche quelli che sono i suoi programmi. Da sabato è stata fatta la nuova sezione che si chiama Valiceno Valtaro, una sezione pesante, che ha 14 comuni, oltre 400 km quadri di territorio e oltre il 75% di montagna, di territorio montano. Quindi è una sezione che ha del peso, perché noi siamo convinti che l'unione fa la forza. 14 comuni. Adesso noi faremo, siamo partiti a Borgotaro anche in vista delle prossime elezioni, inutile negarlo, cioè, l'idea è quella, ma anche per dar la possibilità ai nostri sostenitori, ai nostri tesserati di avvicinarsi a noi e per avere dei referenti ogni comune. Questo è il nostro obiettivo principale adesso. Naturalmente la Lega Nord propone un programma ben preciso ai propri sostenitori. Quali, riassumendolo? Ma noi stasera siamo qui innanzitutto per iniziare un percorso che ci vuole portare a governare anche Borgotaro. Il nostro programma è un programma molto semplice, basato sulla sicurezza, sulla territorialità, sull'aiuto alle piccole imprese, negozi che anche qui a Borgotaro stanno soffrendo tanto, ma soprattutto una cosa che nessuno sta dicendo, che la regione vuol chiudere il punto nascita dell'ospedale di Borgotaro, e questo noi non lo accettiamo e faremo di tutto perché questo non avvenga. Non vorrei che questo fosse l'inizio per chiudere poi anche in futuro l'ospedale, e quindi noi su questo daremo una grande battaglia, ma faremo in modo anche che Borgotaro ritorni ad essere quel paese con il turismo, con tutte le qualità che ha oggi, che ritorni ad essere quel paese che anni fa era e che possa diventare la perla della valle di cui è oggi rappresentante più importante. Venerdì prossimo, 27 novembre, scade il termine ultimo di partecipazione al bando per la presentazione delle domande di ammissione al Fondo Sociale per l'Allocazione, che è stato emanato dal Comuni del distretto Valli, Taro e Ceno. Per informazioni dovete rivolgervi agli uffici URPE dei singoli comuni. Per quanto concerne il Comune di Borgotaro, venerdì dalle 9 alle 12 sarà presente un funzionario ACERE che provvederà al ritiro delle domande. Mentre a Bedogna si ricorda che da ieri, lunedì 23, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal suddetto bando hanno potuto iniziare a presentare la domanda di contributo al comune. Il bando è quello per l'assegnazione di contributi destinati a sostenere le persone oppure le famiglie che si trovano in grave difficoltà economica. Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo entro le ore 13 del 7 dicembre prossimo. Il bando e il modulo di domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bedogna, nonché presso l'ufficio segreteria oppure presso l'ufficio polizia amministrativa, sempre del Comune bedognese. E ora ci spostiamo a Berceto, dove sere fa il primo cittadino Luigi Lucchi ha presentato le attività che l'amministrazione comunale ha dato vita in questi anni all'interno di Villa Berceto, come sapete l'immobile confiscato qualche anno fa alla mafia, ma tante le idee in cantiere. Sono diverse le attività che l'amministrazione comunale di Berceto ha iniziato a svolgere all'interno di Villa Berceto, l'immobile sequestrato anni fa alla mafia nel periodo invernale: piscina, palestra e biblioteca. Venerdì scorso, nella sala consigliare del municipio, si è tenuto un incontro proprio su questo tema. Il sindaco Lucchi ha introdotto, informando che proprio lo scorso mercoledì è stata posta l'ultima firma che ha reso definitiva la proprietà del comune dell'immobile. Abbiamo eseguito, ha spiegato, lavori a Villa Berceto finora per un importo di 224.000 euro, finanziati al 50% dalla regione e al 50% da Cariparma, grazie ai quali abbiamo realizzato ingresso e spogliatoi. Si è provveduto ad allacciare l'impianto di riscaldamento alla caldaia Cippato e nel prossimo anno il comune si propone di alzare il tetto della piscina.
Siamo in lizza, ha proseguito il sindaco, per avere finanziamenti dalla Fondazione Banca Monte che servano anche a rinnovare le attrezzature della palestra. Per quel che concerne la biblioteca, sarà tenuta aperta grazie al prossimo arrivo a Berceto di due obiettori di coscienza, di cui uno dedicato alla scuola e uno proprio alla biblioteca. Dopo il sindaco ha preso la parola Paola Trevisan, che ha gestito la piscina della villa nel periodo estivo. Abbiamo raccolto preiscrizioni per verificare se vi siano numeri sufficienti per proporre corsi di nuoto nel periodo gennaio-maggio. I corsi saranno per tutte le fasce d'età, per tutti i livelli di apprendimento e per tutte le tecniche, con gruppi composti al massimo da 5 persone. I corsi avranno un costo ipotetico di 250 euro ad utente. Verranno anche proposti corsi individuali per i bambini sotto i 4 anni e per chi ha particolari necessità. La Trevisan ha ventilato la possibilità anche di praticare acqua gym. Sono intervenuti anche i monaci buddisti del monastero Zen, dichiarandosi disponibili a praticare in villa trattamenti shiatsu, ginnastica energetica e stretching dei meridiani, mentre per quel che riguarda la palestra si è espresso Giovanni Pugliese, sottolineando che, visto il successo ottenuto dai corsi, l'intenzione è di proseguirli, sottolineando il problema delle varie temperature ambientali di cui necessitano gli utenti della villa. Più basse coloro che usufruiscono della palestra, più alte coloro che utilizzano la piscina. Marino Giubellini della cooperativa Berceto Nova si è detto disponibile a prendere in gestione le camere da letto della villa, così come Daria Kurnikova a proporre pacchetti di soggiorno a connazionali russi. Per calendarizzare le attività e coordinarsi al meglio, i gestori di ogni attività vecchia e nuova si ritroveranno venerdì prossimo alle 20.30 in sala consigliare. Venerdì 4 dicembre alle ore 20.30 nella sala congressi del Palazzo Maria Luigia di Bardi si terrà un incontro all'interno del quale si rifletterà insieme sull'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune con l'aiuto di Don Luigi Pini e di Don Mario Cappelletti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. E ora ci spostiamo a Medesano, dove sabato scorso è stato inaugurato un nuovo mezzo da ricerca del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico. La stazione Monte Orsaro del Soccorso Alpino di Parma ha un nuovo mezzo di soccorso. La cerimonia di benvenuto si è tenuta davanti al municipio di Medesano alla presenza del sindaco Riccardo Ghidini, alle autorità, alle associazioni di volontariato e ai cittadini che, nonostante la pioggia e il freddo, si sono ritrovati in piazza. Un momento emozionante anche per la presenza di parenti e amici di Davide Vattini, giovane appassionato di montagne e di arrampicata scomparso nel 2012. In suo ricordo gli amici hanno fondato l'associazione Clean Bear, che ogni anno, attraverso organizzazione di eventi, raccoglie fondi per opere di beneficenza, con un particolare riguardo alla stazione di Parma del Soccorso Alpino. I tecnici della Monte Orsaro hanno voluto ringraziare l'associazione apponendo il logo sulla livrea del mezzo e riservando alla madre del ragazzo il rituale del taglio del nastro. Il mezzo, un Ford Transit attrezzato con computer e stampante, radio digitale analogica e aeronautica, avrà la funzione di base mobile per le ricerche delle persone disperse in ambiente ostile, ma potrà essere impiegato anche nei soccorsi sanitari o di protezione civile di complessità e durata tali da richiedere concomitanza di enti di soccorso. Nelle situazioni di emergenza, quindi, questa autovettura diventerà il cervello delle operazioni e delle strategie di ricerca che spesso possono protrarsi per diversi giorni. Proprio nel campo della ricerca di dispersi, tipologia di intervento piuttosto diffusa nel nostro Appennino, soprattutto in estate ed autunno, la stazione Monte Orsaro, così come l'intero servizio regionale dell'Emilia-Romagna, sta investendo non solo con mezzi e tecnologie, ma anche nella formazione di personale altamente specializzato nella ricerca. Attualmente in organico è presente un COR, coordinatore delle operazioni di ricerca, ed un TER, tecnico di ricerca, ai quali si uniranno dal prossimo 1 gennaio, al termine del percorso formativo, altri 5 TER. SA-495, questo è il nome operativo del mezzo, sarà custodito presso un box messo a disposizione dall'amministrazione di Medesano e diverrà operativo su tutto il territorio provinciale e regionale, aggiungendosi agli altri 5 mezzi fuoristrada presenti nel territorio provinciale a Borgotaro, Bedonia, Bosco di Corniglio, Monchio delle Corti e Fornovo.